Buongiorno ragazzi, buongiorno, rido perché ogni volta che inizio questi video letteralmente sono ancora nel mondo dei sogni, tipo, ok? Quindi, cioè, parlo ma non so dove mi trovo. Non ho dormito tantissimo perché sono rimasta a lavorare fino a tardi al computer e oggi anche ho tantissimo lavoro da fare al computer, quindi non dovrei stare troppo tempo a cincischiarmi qui nel letto, che mi sto ancora stiracchiando veramente senza vergogna. Buongiorno, mia family, come state? Come sta procedendo? Mamma mia, non ci posso credere che siamo al 1° di settembre. Ma ci pensate che ormai sono passati diversi mesi? Cioè, mi sembra che aprile, cioè piena quarantena, fosse tipo ieri, non lo so. Ho questa sensazione che da quando mi sono trasferita qui in Olanda il tempo è volato e sta volando, quindi mi sembra impossibile che siamo già a settembre, ragazzi, ma mi incuriosisce il fatto, cioè, come funziona con la scuola e l'università? Ci saranno le lezioni oppure si farà tutto ancora in smart, no, smart working, smart schooling, cioè si farà tutto ancora da internet? Come funziona? Non so nemmeno se l'hanno ancora decisa questa cosa, quindi è interessante. Per il resto, settembre, arriva l'autunno, ma ci potete credere? Com'è il tempo da voi, tra l'altro? Fatemi sapere com'è il tempo da voi. Mi sembra di aver sentito che nel nord Italia sta già facendo un pochino più freschetto, mentre al sud, invece, da quanto ho capito, fa ancora caldissimo. Quindi, invece qui, allora, non fa freddo, diciamo, penso siamo sui 20 gradi, però si sente già un pochino la differenza, secondo me, e si sente un po' già quell'aria autunnale, le giornate sono già più corte, quindi un po' si sta sentendo l'autunno, non che mi dispiaccia, vi dirò la verità, perché copertina, cioccolata calda, tè caldo, film, così non mi dispiace per niente, quindi. Ed è anche molto molto bella Amsterdam, Alkmaar, è molto molto bella in autunno quando le foglie cadono e c'è tutta questa distesa appunto arancio, rossa, giallo, rossa, arancio per terra e tu passi con la tua bici, è molto molto bello. Comunque oggi appunto come vi dicevo ho un sacco di lavoro da fare al computer, ho due conference call, due chiamate di lavoro e tantissimo 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 lavoro al computer. In realtà volevo andare al supermercato oggi, ma visto che ho ordinato la spesa online che mi arriva domani, a questo punto aspetterò direttamente che mi arrivi domani. Non so se ho tantissima roba da mangiare per oggi, ma al massimo ordineremo qualcosina, ma devo assolutamente stare al computer perché ho passato appunto, come sapete, sono stata in Sicilia e adesso mi si è un po' accumulato, diciamo, il lavoro di amministrazione azienda, dai, diciamo così, ragazzi. E basta, adesso è meglio che mi alzi, andiamo a fare colazione e poi computer. Gattodembro, prima tante coccole, Gattodembro e Gattertelina, poi computer. Sì, ciao, buongiorno, buongiorno Gattodemer, vuoi salutare tutti i tuoi follower tu? Tu che ormai sei un gatto famoso, dove vai, dove vai? Dove vai? Non andiamo in giardino adesso, Gattodemer, non andiamo in giardino, aspetta un attimo. Stiracchiamenti. Sì, ha piccolo gattino tutto bianco, tutto bianco lui, e un po' arancioni, tutto bianco, che bravo, che bravo, che bravo. Come reagisci se prendo un gattino, gatto Demer? Non sei contento, vero? Mi sa se prendo un gattino? Sei contento? Ecco, già se ne va. Colazione? Non ho assolutamente nulla più, ragazzi. Domani arriva la spesa, nel frattempo ci faremo bastare. Allora, mangerò una crostatina che ieri ho mangiato tantissimo, ieri sera tardi, di notte praticamente, quindi staremo leggeri stamattina in ogni caso. E ho queste crostatine con la marmellata, quindi mangerò una di queste crostatine, un po' di latte, penso, e forse una banana. Eccola la colazioncina di oggi. C'è il latte di mandorla non tostato, non zuccherato, poi la mia crostatina alla fragola e una banana. Oggi mi sa niente colazione fuori perché il tempo è un po' una schifezza, ragazzi. Non piove, ma è decisamente nuvoloso. È un po' una schifezza. Andiamo a vedere se c'è Oscar e le paperelle. No. Ah sì! Ciao paperella! C'è un silenzio, una pace qui, meravigliosi. È bellissimo.
Oggi appunto mi sa che mangeremo qua in sala da pranzo direttamente davanti al computer, ragazzi, appunto perché ho tantissimo lavoro così mi porto avanti. Quindi buona colazioncina a me e buon lavoro a me. Ok ragazzi, update. Allora, è andata via la signora delle pulizie. Mi è arrivato un pacchetto nel frattempo. È andata via la signora delle pulizie. Adesso devo mettere via tutte le cosine che mi ha stirato. E poi devo sistemare la scrivania, che è un casino ancora dal video che ho filmato ieri. Nel frattempo, comunque, ho programmato il video che andrà online alle 17:30, quindi anche oggi sono puntuale, sono molto contenta perché praticamente ogni giorno è un po' una lotta contro il tempo tra quando filmo il montaggio per riuscire a fare in tempo e a fare tutte le modifiche se necessarie, il montaggio, l'anteprima, eccetera, e riuscire ad essere in tempo alle 17:30. Quindi ogni giorno è veramente, veramente una corsa contro il tempo, ma anche oggi sono contenta perché il video è già stato programmato e quindi andrà online alle 17:30. Tra l'altro sono strafelice che vi sia piaciuto l'home tour. Vi ringrazio tantissimo per tutti i consigli che mi avete dato. Sto prendendo nota, non sto scherzando. La cosa più evidente di tutte è sicuramente il tappeto in sala da pranzo, cioè non in sala da pranzo, nel soggiorno vicino al divano. Mi avete detto tutti che deve essere più grande perché è una regola proprio che il tappeto deve essere più grande del divano. E il tappeto deve essere sotto ai piedi del divano, praticamente. Quindi l'ho capita questa cosa, ragazzi. Effettivamente ve l'avevo detto che non mi convinceva quella zona proprio per questo. Cioè, non sapevo di questa regola, ma non mi piace esteticamente. Pensavo che fosse più grande il tappeto quando l'ho ordinato. E quindi penso proprio che devo trovarne, però. Cioè, penso, anzi, sicuramente lo cambierò e ne prenderò uno più grande. Penso che abbiate ragione, starà sicuramente molto molto meglio. Però devo trovarne uno della stessa identica tonalità di grigio, perché è lo stesso grigio che ho usato, cioè che è lo stesso grigio del puff, e quindi ci tengo che sia dello stesso colore. Quindi se avete dei consigli, dove posso trovare questo tappeto grigio grande per il soggiorno, e poi quali misure dovrei prendere? Cioè, deve essere più grande, l'abbiamo appurato, e deve andare sotto ai piedini praticamente del divano, ma deve essere grande, cioè deve arrivare fino alla fine del divano, oppure può andare solo sotto i primi due piedini? Non so se mi spiego bene, aiutatemi in questo, ragazzi. Un'altra cosa che devo fare oggi, perché sono tornata alla Sicilia, allora, a parte che Demelza, simpaticissima Demelza, è troppo coccola. Probabilmente non sapete che cosa significa, ma in triestino coccola significa carina, e quindi è stata molto carina perché non ci vediamo da un po', e quindi mi ha invitato da lei stasera. Solo che io sono tornata dalla Sicilia e devo fare un sacco di lavatrici, un sacco di roba, quindi ho detto a Demelza: vediamoci domani, ti prego, che oggi devo assolutamente, perché ho una montagna di roba. Tra quando finirò il lavoro al computer, che oggi ho ancora una call, ho già fatto una call ma ne ho un'altra, e tra l'altro anche un viaggio molto molto interessante, ho parlato oggi di una cosa molto molto interessante. Comunque, ho un'altra call, devo lavorare ancora molto al computer e poi devo appunto fare tantissime, o nel mentre devo anche fare tantissime lavatrici. Qui c'è, ragazzi, il disastro e io sono molto imbarazzata perché sono di solito una persona molto ordinata, ma in questo momento qua dietro, vabbè, adesso pulisco, ma in questo momento c'è veramente il disastro. Allora, qui ci sono alcune cose che devo lavare. Ta-da! E qui ci sono le altre cose che devo lavare, c'è proprio tutto il cesto. Qui abbiamo posizionato malissimo, ragazzi, perché vi faccio vedere. La lavatrice si apre così, ok? E quindi io non riesco ad arrivare, praticamente è scomodissimo. E attenzione, l'asciugatrice si apre così, quindi cioè, e non riesco quando sono qua ad aprire, e ovviamente è difficile, ok? Quindi devo praticamente invertire queste due, cioè la lavatrice devo metterla per forza di qua, anche se sarà un pochino più brutto perché sarà più alta. La lavatrice devo metterla per forza di qua e l'asciugatrice devo metterla per forza di là, perché altrimenti devo invertire l'apertura delle porte, ma non ho la minima idea di come si faccia. Quindi devo aspettare che qualcuno mi dia una mano a spostare queste due, ma questo è irrilevante in questo momento. Devo appunto risolvere questa situation caos prima della prossima conference call. Tra l'altro, sento odore di barbecue e con questo tempo, evidentemente, i miei vicini stanno preparando
La griglia, ragazzi. Vabbè. Mi fa troppo ridere sta cosa perché gli olandesi non hanno tantissime giornate di sole, tantissimo bel tempo e quindi se ci sono 20 gradi, anche se c'è brutto tempo, cioè per loro ovviamente è estate, è ancora estate, quindi fanno i barbecue, sono un po' più all'aperto. Invece noi, secondo me in Italia tendiamo più a rinchiuderci in casa quando ci sono brutte giornate, ma semplicemente per il fatto che per la maggior parte c'è bel tempo da noi. Ok, c'è un po' di differenza tra il nord e il sud, sicuramente in Italia, però in linea di massima c'è bel tempo in confronto magari ai paesi del nord. Ci sono tipo 18 gradi in questo momento con un venticello che insomma non è esattamente caldo, però i miei vicini faranno il barbecue, sono fantastici. Comunque ragazzi, è molto bello il fatto che finalmente io possa farvi vedere tutta la casa, eccetera, perché ormai la conoscete. Ditemi che vi sentite a casa, perché mi renderebbe molto molto felice sapere che vi sentite a casa. E quindi sì, niente, vado a finire le cose che devo fare, ragazzi. E poi vado a fare la prossima conference call, quindi mi sa che ci vedremo tra un po', perché durerà parecchio la conference call. Quindi a dopo. Gatto Denver. Tu nel frattempo fai il sonnellino pomeridiano? Ma fai già i miagoli silenziosi, caro Remer. I miagoli silenziosi. Sì, è l'ora del sonnellino. È l'ora del sonnellino. Sì, sei un gattino dolcissimo. Sei un gattino dolcissimo tu. Quanti baci con questa zampa così, proprio senza ritegno. Sì, sei bellissimo, amore mio. Sei bellissimo. Sei bellissimo con questa pancia tutta morbida e soffice. Sei tutto bianco. Il mio arancione. Il mio amore. Il mio amore. Ragazzi, se mi avvicino, secondo me, se mi avvicino mi dai baci. State a vedere. Quanti baci, quanti baci. Oddio, Demar. Lui mi scartavetra la faccia. Mi scartavete la faccia ogni volta? Amore E qui nel frattempo anche Gatta Stellina vi saluta che va a fare il sonnellino pomeridiano anche lei. Ciao, patatina mia. Sei bollente, Gatta Stellina. Le sto uscendo il pelo invernale, l'ho spazzolata tantissimo ieri. Tra un po' le tornerà la sua criniera invernale. Ti sto disturbando, mi rendo conto, Gatta Stellina, me ne rendo conto. Ciao, ciao, a dopo. Cosa c'è? C'è odore di sushi? Senti l'odore della pappa? Sì, è arrivata la cena, ragazzi. Alla fine ho ordinato una pokeball. Adesso vi faccio vedere che con una mano non ci riesco. Forse sì, no. No, vabbè, ma che carini, mi hanno scritto buon appetito. No, vabbè, troppo forte. Allora, ragazzi, ho preso una pokeball. Eccola qua, è con mais, edamame, salmone, avocado e sesamo. Ed è, come potete vedere, gigantesca, perché è anche pesantissima. E queste non riesco mai a finirle subito. Quasi mai, vediamo ragazzi, vediamo. E qui invece ho preso, questa è la solita salsina che mi danno, che io non mangio mai. E all'interno, non c'è niente di che, ho preso semplicemente una porzione di gamberi in tempura. Quindi cenetta servita, buon appetito a me. Ok ragazzi, ho passato un sacco di tempo, le mie extension, ho passato un sacco di tempo al computer e ho fatto tardissimo, ho mangiato, ho dato la pappa ai gatti, sono tornata a lavorare al computer, devo struccarmi, lavare i denti e andare a nanna. Tra l'altro volevo farvi notare, non so se si vede in videocamera, forse no perché appunto sono ancora truccata e quindi c'è il correttore, ci sono il correttore, il fondotinta e la cipria a coprirli, però
mi sono veramente spuntati diversi brufoletti, ragazzi, secondo me a causa dei prodotti che ho applicato ieri nel video in cui appunto vi facevo vedere la differenza tra i prodotti veri e i prodotti fake, quelli delle bancarelle, e onestamente mi sono spuntati diversi brufoletti nonostante io abbia tolto il trucco praticamente subito dopo il video, però comunque evidentemente è bastato. Non so se ho filmato abbastanza perché so che vi piacciono i video lunghi, ragazzi, quindi spero che questo sia abbastanza lungo. Fatemi sapere, perché la maggior parte di voi mi dice che vuole video lunghi, però quando faccio video lunghi c'è sempre una bella percentuale di persone che mi dice: Nicole, i video sono troppo lunghi. Quindi io cerco di accontentare tutti, però non è facile, veramente non è facile. Comunque ho prenotato il volo, presto tornerò in Italia, sarò a Trieste, poi a Milano e vado direttamente a Trieste, poi farò Trieste, cioè in realtà volo a Venezia, poi vado da Venezia a Trieste, poi Trieste, Milano, e poi da Milano volo direttamente su, tornerò ad Amsterdam, e vi anticipo che poi ci sarà anche Neil qua con me, quindi della serie Casa di Nicole è un hotel parte 600. Allora, no ragazzi, e come lo sono scritta, perché sennò, allora, mi stavo dimenticando di raccontarvi un episodio alquanto non bizzarro, ma è veramente esilarante. Cioè, siccome in quei giorni non stavo vloggando ed è capitato nelle 2 settimane di pausa dai video di YouTube, poi non ve l'ho raccontata sta cosa perché appunto era passato un po' di tempo, e quindi poi mi è tornata in mente sta cosa, me la sono scritta perché se ci ho pensato, no, ve la devo troppo dire e vi devo troppo raccontare quello che è successo, perché secondo me, cioè, ve la fate sotto dalle risate. Allora, inizio dal principio, Nicole. Come sapete, non posso dire di essere appassionata di astronomia, però mi piace molto, insomma, tutto, mi piace l'argomento, e quando c'è la notte delle stelle cadenti, in quelle giornate, insomma, qualche giorno prima, qualche giorno dopo, mi piace sempre mettermi lì, tempo permettendo, specialmente qua in Olanda, però tempo permettendo mi metto lì, guardo le stelle. E questo, ovviamente, ho fatto la stessa cosa anche quest'anno, e quindi sono lì fuori 2 giorni dopo alla notte delle stelle cadenti, ok? Quindi sono fuori in giardino, guardo, ho visto anche diverse stelle cadenti, ma in quel frangente, ad un certo punto, ragazzi, alzo lo sguardo e direttamente sopra di me, ok, c'è una fila di luci, procede da una parte all'altra del cielo, direttamente sopra di me, e anche abbastanza veloce. E io vedo sta cosa, mi prende tipo il panico, perché dico: oh mio Dio, ci sono tipo 20 oggetti non identificati che volano esattamente sopra di me, cioè ero terrorizzata, ragazzi. Io me la sono fatta sotto. Allora, c'era ancora Neil qua, stavo per svegliarlo alle 3 di notte, poi ho detto no, forse Nicole non è il caso, ma io ero convinta di aver visto gli alieni, cioè addirittura sono scappata un po' più verso la casa perché ero terrorizzata, poi sono tornata fuori a riguardare sta cosa che ormai stava già passando, insomma erano le ultime luci che passavano, e quindi volevo praticamente chiamare il mondo, volevo svegliare tutti. Poi mi sono calmata, mi sono detta: Nicole, ma no, ma cioè, piccola parentesi, però ho avuto una paura che io non so spiegare, ragazzi, cioè io non avrei mai pensato che se mai avessi visto gli alieni, ok, un oggetto volante, avrei reagito facendomela sotto, però questo è quello che è successo, devo essere onesta. E quindi stavo per chiamare mezzo mondo, al che mi sono detta: ma Nicole, aspetta un attimo, cioè vai un attimo su Google e cerca di guardare, che magari è un fenomeno spiegabilissimo e tu ti stai preoccupando e pensavi di essere quasi rapita dagli alieni per niente. Quindi grazie al cielo mi è balenata questa brillante cosa in testa dopo un bel po' che mi stavo preoccupando, tra l'altro non subito, e poi ho scoperto che si tratta in realtà di satelliti che, se non sbaglio, si chiamano Starlink, di una società che si chiama SpaceX, che appartiene a Elon Musk, e che appunto serviranno a fornire internet a banda larga su tutta la superficie terrestre praticamente. Io ho visto questi satelliti, ragazzi, ed ero convinta che fossero gli alieni e me la sono fatta sotto per tipo un'ora prima di scoprire che è una cosa perfettamente normale. Ma la cosa che
E cioè ancora peggio mi ha fatto sentire è quando l'ho raccontato ai miei amici, mi hanno detto tutti, ah sì, beh, ma erano quelli di Elon Musk. E io, ma cioè, ok, quindi l'unica che non lo sapeva sono io, quindi sì. Poi ho tentato invano di ribeccarli, perché c'è una specie di tracker online e puoi mettere la tua location e ti dice esattamente a che ora questi satelliti passeranno sopra di te, in modo che appunto tu possa vederli. Ci ho provato in tutti i modi, ma brutto tempo, oppure passavano che praticamente era già giorno, eccetera. Non sono più riuscita a rivederli, però ecco, questa è la storia di quando Nicole ha pensato di aver visto gli alieni. In realtà non è stato così, ma lei se l'è fatta sotto e basta, insomma. Non so neanche io perché ci tenevo a raccontarvela così tanto questa cosa, ma mi è sembrata talmente hilarious, cioè mi è sembrata talmente assurdamente ridicola questa cosa che io dovevo condividerla con voi, e in quelle 2 settimane voi non avete idea di quante cose io volessi condividere con voi, ma visto che erano 2 settimane che non filmavo, poi non riuscivo e pensavo costantemente, no, questo glielo devo dire, questo glielo devo dire, quindi è veramente difficile, perché non riesco, cioè se non faccio video non riesco a raccontarvi tutto, e mi rendo conto che ci sono un sacco di cose che vorrei raccontarvi. Poi in realtà, ragazzi, volevo fare anche qualche considerazione con voi, ma senza scendere nei particolari, perché lo sapete che della mia vita, diciamo, la sfera delle relazioni in questo momento non vi sto parlando, eccetera, e voi lo sapete e su questo mi capite, sapete come la penso a riguardo per il momento. Però stavo facendo delle considerazioni in cui magari vi potrete riconoscere anche voi, e uno è abbastanza interessante vedere appunto certe dinamiche di come dell'approccio che alcuni possono avere e di come tentano magari di colpirti in qualche modo, no? Non voglio dire proprio di fare colpo, ma insomma questo, no? Di colpirti positivamente mi fa... non lo so, è abbastanza buffa come cosa a volte, no? Però al contempo, altra cosa che ho notato appunto in questa sfera, senza entrare troppo nei particolari, ma altra cosa che ho notato è di quanto io riesca adesso, forse perché sono più grande, a mettere i paletti e a, come dire, sì, a definire un limite su quello che posso accettare, su quello che non posso accettare, cosa che magari non ero brava a fare in passato, quindi ad essere più, diciamo, più assertivo, ascoltarmi di più, ascoltare le mie sensazioni, e sto mettendo molto in pratica questa cosa per dirvi che i consigli che vi do cerco di metterli in pratica anch'io, e sono molto contenta perché sta riuscendo molto bene questa cosa. Quindi mia family, adesso penso proprio che io vi saluterò, vado a nanna, anzi vado a completare queste parti e le manderò all'editor, e poi domani controllerò il video, perché lo sapete che ci tengo sempre ad essere puntuale alle 17:30. Quindi bacio grandissimo mia family, abbraccio come al solito, abbraccio fortissimissimissimissimissimissimo, e noi ci vediamo domani come al solito puntuali 17:30. Ciao!